È stata rinviata, era vittoria con comprensibile sospiro di sollievo per la famiglia Trigona Genovesi, la notifica dello sfratto dell'abitazione. Una casa venduta all'asta lo scorso 18 ottobre e acquistata da una signora divorziata in attesa di prima occupazione. Dalla famiglia in questione si parla di presunte irregolarità per un immobile che vale circa 200.000 euro e ceduto per 38.000. Erano presenti anche in questa occasione altri personaggi ormai noti che si sono da tempo intestati una battaglia proprio contro le aste giudiziarie. Ci troviamo ancora oggi per l'ennesima volta a rappresentare il dramma di una famiglia, in questo caso la famiglia Trigona, che ha avuto svenduta la sua casa all'asta giudiziaria del Tribunale di Ragusa. Una casa, un appartamento di un valore di 200.000 euro, svenduta a 38.000 euro, acquistata da una persona che dai documenti risulta divorziata e in attesa di prima occupazione. Abbiamo fatto degli esposti alla Procura, al Tribunale, alla Digos e ancora oggi non abbiamo nessuna risposta. Abbiamo solo una famiglia che vive un dramma come tante altre famiglie che stanno a casa nascosti per la vergogna della dignità che alle persone stanno togliendo, e siamo qua per cercare di evitare o per stimolare la Procura di Ragusa che apra un'indagine finalmente sulla problematica delle aste giudiziarie, proprio perché se una casa viene svenduta il creditore non prende niente, il debitore rimane ingagliato a vita sulla problematica e l'indebitamento che purtroppo non è dovuto dal proprietario ma è dovuto da una crisi che tutti sappiamo e che da anni denunciamo. Sta succedendo qualcosa di strano, vogliamo capirci di più. Come Movimento 5 Stelle non siamo disposti ad accettare questo perpetuarsi di ingiustizia. Le nostre famiglie hanno bisogno di una casa, hanno bisogno di essere risarcite qualora queste procedure per legge vengano proseguite, ma devono essere risarcite con i prezzi di mercato corretti, non con questa ingiustizia e con questa speculazione che stanno continuando ad esserci.